Ad un anno dalla rapina, la procura pronta a chiedere l'archiviazione per il benzinaio di Ponte di Nanto. Stacchi e Zancan stasera a Focus. Oltre 200 profughi in arrivo a Di Fonte. La rabbia del sindaco e tra i cittadini cresce l'insofferenza. A rischio la fauna ittica, il Brenta mai così a secco da almeno 50 anni, in dubbio anche la stagione della pesca. Un debito di 16.000 euro il movente dell'omicidio di Piombino Dese, l'assassino incastrato dalle telefonate. Nel 2015 nessuno davanti all'altare a Schiavon, nozze religiose a zero, gli sposi scelgono rito civile. Dopo anni di lavori apre a settembre il nuovo municipio di Mussolente, nel vecchio stabile sorgerà un museo. Il Bassano Virtus presenta i nuovi arrivi, D'Ambrosio e De Laurenti in giallorosso per puntare alla promozione. Buonasera a tutti voi telespettatori. Esattamente un anno fa l'attentata rapina alla gioielleria di Ponte di Nanto e il conflitto a fuoco in cui morì uno dei malviventi colpito da un colpo di fucile sparato da Graziano Stacchio. Un anno dopo arriva la notizia che la procura si avvia a chiedere l'archiviazione dell'indagine a carico del benzinaio. La procura si avvia a chiedere l'archiviazione dell'indagine per eccesso di legittima difesa a carico di Graziano Stacchio. La notizia arriva ad un anno esatto dal drammatico tentativo di rapina a mano armata alla gioielleria di Roberto Zancan, sventata dal benzinaio di Ponte di Nanto che, dopo aver sparato in aria, rispose ai colpi di Kalashnikov del comando che assaltava il negozio dove era serragliata una commessa. Nella sparatoria aveva perso la vita Albano Cassol, mentre un secondo componente della banda era stato arrestato a luglio inchiodato dalle tracce del DNA trovate in una delle automobili usate per il raid. Per lui presto il rinvio a giudizio per tentata rapina e tentato omicidio in concorso. L'avvocato di Graziano Stacchio, Rino Roetta, per ora mantiene la prudenza. Noi non sappiamo nulla, sappiamo solo che più volte la procura aveva detto prima a giugno, poi a luglio, poi a settembre, poi a novembre, dopo ci siamo stancati di andare a chiedere, che la richiesta di archiviazione era imminente. Vuol dire che i giornalisti hanno migliori fonti di noi. E come spesso accade, i diretti interessati lo sanno dopo dei giornali. Un dibattito, quello sul caso di Graziano Stacchio e su altre vicende analoghe, che coinvolge anche il mondo politico. Beh, la vera soluzione, non possiamo passare le nostre giornate discutendo delle sentenze dei magistrati. Se il Parlamento legiferasse in questa direzione, rispetto alla legittima difesa, rispetto alla certezza della pena e a fare in modo che le forze dell'ordine abbiano carta bianca quando operano, avremmo risolto molti problemi. Penso che una persona che reagisce quando viene attaccato nella sua proprietà, nella sua famiglia, ha tutte le motivazioni per farlo. C'è un problema, che esiste un codice, esistono anche dei limiti di legge che è difficile ovviamente poter interpretare, ma bisogna. E quindi per tutti questi motivi credo che ci voglia molto, molto equilibrio nel valutare casi di questo genere. E a Ponte di Nanto per noi è presente il collega Filippo Fois, allora ci colleghiamo subito in diretta con lui. Buonasera Filippo. Buonasera da Ponte di Nanto. Qui esattamente un anno fa, esattamente a quest'ora, il tentativo di rapina alla gioielleria di Roberto Zancan che fu sventato da Graziano Stacchio. Voi li vedete qui in nostra compagnia, vi stiamo trasmettendo in diretta, tra poco partiranno per i nostri studi di Focus, perché questa sera il talk show diretto da Luigi Baciali sarà dedicato a questo drammatico avvenimento che, come detto, si svolgeva esattamente un anno fa. C'è però un'importante novità di queste ultime ore, vale a dire la procura ha fatto sapere che Graziano Stacchio, che era indagato per eccesso di legittima difesa, diciamo che sta per andare in archiviazione questo procedimento. È una buona notizia in quello che però è un anniversario che rimane tragico. Lei, nonostante le tante manifestazioni di solidarietà, una ce ne sarà anche stasera e ve la faremo vedere in diretta nel corso di Focus, lei ancora continua a pensare a quei drammatici momenti? Guardi, ti lascia un segno indelebile, non è facile dimenticare. Io sono che forte, riesco anche a rimuovere certe cose, riesco anche a rimuovere, però ancora degli incubi della persona che ti viene goffa, che ti viene incontro mascherata e per stanarti. E quindi quei pensieri lì non ti portano praticamente a un risveglio, e che poi è difficile anche riprendersi nel mezzo della notte. Oggi una bella notizia che arriva però dalla procura, soprattutto dopo la condanna del tabaccaio padovano. Lei era molto preoccupato? Beh, non è la stessa cosa, e io non è che fossi preoccupato, per carità, perché già
sapevo che la mia era una situazione un po' diversa, e il che preoccupa è l'andamento delle cose, come stanno andando, perché è un incentivo alla criminalità. Non è facile gestire cose che ti lasciano così, per cui quello è ti condannano quando hanno messo, ti mettono gli occhi addosso, perché o ti rapinano o ti rovinano la vita. Non vedo che siano cose che possono andare queste, per carità. Io la solidarietà gli da dove? Al 1000 per 1000, poverino, perché certo. Quello lì. Tantissima solidarietà sta continuando ad arrivare anche a lei, dobbiamo dirlo, perché anche oggi le sono arrivate tantissime manifestazioni attestate di solidarietà. Sì, questo ringrazio infinitamente tutti, perché è questo che ti dà la forza, ti dà il coraggio di andare avanti. E sperando anche che cambiano tante cose, perché devono cambiare. Ecco, molte cose devono cambiare, tanti attestati di solidarietà. Purtroppo una cosa che è cambiata rispetto a un anno fa, e lo diciamo a Roberto Zancane, che era il titolare della gioielleria che si trova a pochi metri da qua, e che questa gioielleria ha dovuto chiudere. Esatto, l'unica cosa che è cambiata nei miei confronti, nei nostri confronti, è che io ho chiuso un'attività. Tante belle promesse dai nostri politici: faremo di tutto per la sicurezza, faremo di tutto per la legittima difesa, è rimasto tutto invariato e io ho chiuso l'attività. Adesso, visto che la legge dovrebbe essere uguale per tutti, e diciamo che questi, possiamo dire, legittimazioni di risarcimento danni a questi delinquenti pluriproceducati, mi ha fatto scattare una molla dentro di me e ho detto: ma allora a me chi è che mi risarcisce? Anch'io posso chiedere i danni per quello che mi è successo in questi ultimi 2 anni. Io ho perso 1.100.000 in questa attività qua, tra la prima rapina, la seconda, la chiusura e tutto quello che mi è capitato. E ho deciso adesso, visto che sappiamo nomi e cognomi di chi sono stati i malfattori che hanno fatto questa cosa, di chiedere i danni a questi. Se non hanno beni per poter far fronte, li chiederò allo Stato, perché è colpa dello Stato se questa gente è per strada a combinare quello che hanno combinato, a terrorizzare, a cambiare la vita di un povero uomo. La mia me l'hanno già cambiata da 10 anni fa, dunque io ci convivo, però io reputo che è una vergogna e che comunque si devono dare da fare per cambiare le cose veramente. Perché anche se adesso hanno detto che l'archiviazione di Graziano sarà imminente, io me lo auguro di tutto cuore, perché vuol dire che qualcuno starà guardando veramente i fatti come è successo. E come diceva Graziano, non è che sia tanto, come si dice, diversa la situazione degli altri, perché in fin dei conti sono sempre difesi dentro casa sua. Se la gente non va a rompergli le balle la sera, cioè nessuno li spara, nessuno gli fa le male grazie, capisce? Allora, aspettiamo una risposta dalla politica, però la risposta arriverà dalla gente. Noi continueremo, ci collegheremo nel corso di Focus questa sera, perché ci saranno diversi amici che vi stanno sostenendo in questo difficile periodo. Vi lasciamo andare, perché vi ricordiamo l'appuntamento con Focus questa sera a partire dalle 21.05, in cui saranno ospiti Graziano Stacchio e Roberto Zancan, che appunto tra poco partono per raggiungere i nostri studi. La linea torna a Tatiana Lunardone. Grazie Filippo e grazie ai colleghi. Ora invece ci spostiamo a Fonte, dove sono in arrivo oltre 200 nuovi profughi, e nel paese con più stranieri del Veneto scoppia la polemica. Certo che portare 228 persone nel paese che ha già la più alta percentuale di stranieri in tutta Italia forse mi sembra proprio una cosa fuori di testa. A far arrabbiare il sindaco di Fonte è la notizia trapelata in questi giorni dalla prefettura, secondo la quale a Onè sarebbero in arrivo altri 228 migranti. Una notizia presa in comune solo dalla stampa e mai comunicata da fonti ufficiali. Non abbiamo avuto nessuna informazione e questo ci ha irritato non poco, anzi sono molto arrabbiato per questo. L'offerta di accogliere nuovi profughi è stata lanciata da una cordata costituita da 2 cooperative, su almeno una delle quali il sindaco non nasconde più di una perplessità. È una cooperativa di Roma che è stata anche coinvolta in Mafia Capitale, adesso mi risulta commissariata, eccetera. Ed è proprio questa la villa di Onè di Fonte, in cui dovrebbero arrivare oltre 200 profughi inviati dalla prefettura. L'ex convento delle Suore di Maria Bambina di via Roma, la struttura destinata ad ospitare i migranti, anche se ad oggi i proprietari dello stabile negano. Quando ho chiamato le suore lunedì, queste qua mi hanno detto di non credere a quello che dicono i giornalisti, quindi smentivano quello che mi avevano detto. Quello che non capisco è che se una cooperativa fa una gara per portare delle persone a casa di qualcuno, avrà un pezzo di carta di quel qualcuno. Qualcosa dunque in questa storia ancora non torna e il comune annuncia battaglia. Utilizzeremo tutti i sistemi legali possibili.
Portarci qui un altro carico sociale vuol dire innescare un problema che da qua agli anni a venire sicuramente potrebbe anche esplodere. Cosa ne pensi? Che è alquanto uno schifo, però... Secondo te sono troppo? Sì, abbastanza, sì. Facciamo fatica a stare in piedi noi, dobbiamo mantenere gli altri? Sì, sono tanti, però secondo me, a parer mio, non sono i cittadini a dover esprimere il loro pensiero, ma bensì le istituzioni. Mi sembra che abbiamo già troppi problemi anche per gestire la sicurezza e questi qua non so cosa vengono a fare. Probabilmente qualcuno prenderà dei contributi, non lo so. E torniamo anche oggi ad occuparci del grave problema della siccità. In pericolo non c'è solo l'agricoltura, l'allarme questa volta arriva dai pescatori. Non lasciatevi ingannare da queste immagini. Qui l'acqua scorre abbondante solo perché siamo a pochi metri dalla centrale Enel, ma quella del Brenta è una situazione a dir poco critica. La situazione comincia a diventare grave soprattutto sulle riserve che per la prossima primavera e estate. Abbiamo i laghi di montagna, soprattutto quelli dell'area trentina che è confine Veneto, che danno acqua potabile ai nostri acquedotti, ma poi servono anche per l'irrigazione delle nostre campagne che sono o asciutti o stanno per entrare in asciutto. Ma ad essere in crisi non è solo l'agricoltura, a rischio oggi è anche la sopravvivenza stessa della fauna ittica. Cominciamo a preoccuparci seriamente sulla destinazione della fauna ittica allora quando dovremo intervenire per il recupero. Non sappiamo effettivamente dove poterla stabulare. L'unica zona in cui mettere in salvo il pesce potrebbe essere il tratto di fiume a nord della diga di Campolongo, ma una normativa sanitaria lo impedisce. Qui il pesce che si trova a sud, che è la zona anche più soggetta a rischio di siccità, non può essere portato a nord. Ecco, questo è un grande problema. Nel caso dovessimo intervenire massicciamente con i recuperi nella zona bassa, per intenderci a sud di Bassano del Grappa, non sapremmo in questo momento dove poter portare il pesce perché si mantenga in vita. Lei ha detto a rischio addirittura la pesca stessa. Sì, certo, è a rischio un po' tutto con questa siccità. Direi che l'anno più grave di quello che vado a memoria io, dal 1970, anno in cui si aprì la concessione. In questa situazione dunque, che non è esagerato ormai definire drammatica, c'è però almeno un aspetto positivo. Nelle zone messe un po' a secco affiorano tutti i prelievi fatti senza autorizzazione e questo dispiace un po' anche, perché quando arriveremo a dire che a casa nostra non possiamo innaffiare i nostri fiori, questo varrebbe per tutti. In centro a Bassano riprenderanno presto i lavori dell'ex Cimberle Ferrari per realizzare il museo naturalistico e quello dell'automobile. E proprio a questo tema abbiamo deciso di dedicare il nostro TG Linea Aperta di questa settimana con il seguente quesito. Dietro fronte del comune sul Polo Santa Chiara, dite come sempre la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovrimpressione. E parliamo ora di crisi dei matrimoni a Schiavona. Nel 2015 nessuno ha scelto di presentarsi alla TAR per il fatidico sì. Sposi in fuga dall'altare anche a Schiavon. Nel comune che ha dato i natali al segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, i matrimoni religiosi sono a zero. Nel 2015 nessuna coppia ha scelto di sposarsi in chiesa, né a Schiavon né a Longa. È la prima volta che in questa parrocchia accade un fatto del genere. Cinque invece le nozze civili celebrate dal sindaco Mirella Cogo. I giovani pensano di provare a vivere insieme e quindi vedono sicuramente nel matrimonio civile una cosa meno impegnativa. C'è poi la questione economica. Secondo alcuni il calo dei matrimoni religiosi sarebbe da attribuire anche ai costi, che per la cerimonia in chiesa sarebbero molto più alti. Questo mi viene detto anche se non condivido concettualmente la cosa, nel senso che credo che la cerimonia in chiesa preveda un'offerta libera al sacerdote. Probabilmente la sfarzosità molto spesso del matrimonio religioso, quindi vestiti, tutti i contorni, i fiori, tutte queste cose magari nel matrimonio civile vengono un po' accantonate. Senta, quanto costa sposarsi in municipio Schiavon? Ecco, Schiavon costa 50 euro. Fra l'altro, voglio dire, sappiamo che le nostre tariffe sono basse rispetto ad altri comuni, per cui voglio dire, poi trovano disponibilità nel sindaco che li sposa di sabato, di domenica o di venerdì, come è già capitato.
E invece matrimonio farsa a Crespano della Grappa tra una marocchina 38enne ed un pensionato italiano di 66 anni. Le nozze, secondo gli inquirenti, sarebbero state architettate dai familiari della donna, all'epoca residente in Africa, per farle ottenere la cittadinanza e di conseguenza il permesso di soggiorno in Italia. Il 66enne avrebbe segnalato di essere stato convinto, senza esserne del tutto consapevole, a sposare la 38enne. Tra le tre le persone iscritte sul registro degli indagati con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ed ora ci spostiamo a Mussolente perché da anni i cittadini attendono il completamento dei lavori del nuovo municipio. L'edificio sarà aperto a settembre e nel vecchio stabile sarà ospitato un museo. Sicuramente nel mese di settembre vedrà, diciamo, la luce il nuovo municipio, quindi tutti quanti i servizi, tutte quante le aree saranno all'interno del nuovo municipio, compresa anche la sala consigliare. Da anni a Mussolente si attendeva il completamento dei lavori del nuovo municipio. L'edificio sarà finalmente aperto anche alla cittadinanza subito dopo l'estate, a partire dal mese di settembre. È un municipio che sarà adatto a tutte quante le persone perché all'interno evidentemente ci sarà anche un ascensore, quindi tutti quei servizi, quindi sarà a portata del cittadino, soprattutto per quanto riguarda anche gli uffici, open space. Nel vecchio stabile sarà invece ospitato il Museo del Paese. Il museo, che ad oggi è così un po' circoscritto su un altro stabile in affitto, sarà destinato a questo municipio vecchio, non in tutta la sede ma in gran parte. Nel museo si troveranno tutti i reperti storici sia della Grande Guerra, sia ma anche i reperti storici che abbiamo trovato nel nostro paese, che è ricco di queste cose. Attimi di paura ieri pomeriggio attorno alle 17 per un incidente avvenuto all'incrocio tra via Montepertica e via Cima 12 a Fellette di Romano Dezzelino. Come vedete nelle immagini inviateci da un nostro telespettatore, un Audi impegnato in una manovra di parcheggio è stata colpita da una Volkswagen Polo sulla quale viaggiavano una donna ed un neonato. Nell'impatto fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ed ora cambiamo decisamente argomento e parliamo di Fiocco Azzurro in giunta comunale a Bassano. L'assessore alla persona Erika Bertoncello ha dato alla luce ieri il suo secondo genito Giacomo. Mamma e neonato stanno bene e da tutto lo staff di Rete Veneta un sentito augurio di benvenuto al piccolo Giacomo. Siamo invece alla pagina dell'Alta Padovana con gli sviluppi sul caso dell'omicidio di Piombino Dese. Renato Rossi, il 62enne che ha confessato il delitto, doveva restituire 16.000 euro alla vittima, per questo l'ha ucciso. Un selfie con i fucili e quel post sono per chi avanza soldi, rispondendo alla domanda chi devi uccidere. Una foto postata sui social prima di Capodanno sembra quasi un annuncio. Giallo risolto, Renato Rossi, 62 anni, ora in cella con l'accusa di aver ucciso Ezio Sankovic. Il motivo: doveva restituire 16.000 euro alla vittima, soldi che non aveva. Per lui c'è l'aggravante della premeditazione. La premeditazione è stata contestata dall'ufficio in relazione alle circostanze del fatto e alla disponibilità da noi ritenuta da parte dell'autore dell'arma del delitto con la quale è stato consumato e realizzato il delitto. Ai magistrati ha fatto ritrovare l'arma del delitto, una Walther P38, la pistola della SS, nascosta vicino alla sua abitazione di Martellago. Durante l'interrogatorio ha raccontato agli investigatori che l'arma era stata portata da Sankovic e che era stato costretto a usarla per difendersi. I carabinieri non gli credono. Rossi avrebbe estratto la pistola sparando dopo che la vittima l'aveva fatto scendere dall'auto al termine di una lunga discussione. I due collaboravano da circa 5 anni. Sono passate poche ore e cercheremo di capire anche in che termine, in quale entità questo conflitto potesse essersi sviluppato. Renato Rossi è stato incastrato dalle telefonate fatte alla vittima prima dell'incontro. Appassionato di armi, era già conosciuto dalle forze dell'ordine. Ho visto che avete già tutti accertato su Facebook questo tipo di attività, quindi anche a noi risultano molte di queste sue passioni, ma ripeto, verranno inserite nel quadro della personalità. Ci sono stati dei precedenti, nel futuro già aveva delle pendenze di polizia per questioni sempre di fatturazioni. E siamo ora allo sport con il calcio. A poche ore dalla chiusura ufficiale del mercato di gennaio, Bassano presenta due dei suoi nuovi arrivi. Conosciamo quindi Dario D'Ambrosio e Gianluca Laurenti.
Gianluca Laurenti, intanto per i bassanesi che non ti conoscono, un po' se puoi presentarti e raccontare un po' le tue caratteristiche. Sì, sono un esterno d'attacco, a sinistra, a destra è indifferente, mi ha dato qualsiasi ruolo di fascia e negli anni insomma ho sempre giocato sì, comunque sulla fascia. Dicevi, per te questa esperienza bassanese è sicuramente un'opportunità, qual è stato il primo impatto con la squadra? Ma sicuramente ottimo, ho notato ritmi molto, molto elevati, intensità di gioco ovviamente diversa dalla Serie D, però comunque ho visto un ottimo gruppo e un'ottima squadra. Ovviamente qui sai che insomma trovare un posto da titolare sarà dura, ma sei pronto ovviamente a combattere già da ogni allenamento. Sì, sì, sicuramente, ho già visto le caratteristiche dei miei compagni e quanto sono forti, quindi ci sarà da rimboccarsi le maniche per dare del filo a torcere al mister. Cosa ti aspetti da questa avventura in giallorosso? Ma, sono venuto qui a Bassano molto, molto contento, ho trovato un gruppo molto, molto forte, molto, molto coeso, un allenatore preparato che si vede che comunque lavora molto bene sul campo. Un campionato difficile, insomma qualche punto perso nelle ultime settimane, però tu credi ovviamente in questo Bassano? Assolutamente sì, nonostante il pareggio con la RF e la sconfitta nella partita precedente, credo che abbiamo tutte le carte regole per giocarcela fino in fondo, perché è un gruppo veramente che lavora molto bene in settimana e che fa le cose fatte bene. Stasera a Focus protagonisti quindi Graziano Stacchio e Roberto Zancan ad un anno esatto dalla sanguinosa rapina di Ponte di Nanto. Insieme a Benzinaio e il gioielliere in studio ci saranno anche Daniele Stivale, Elisa Venturini, Renato Boraso, Filippo Lazzarin, Jacopo Berti, Marco Serena e Giovanni Tonella. Saranno previsti anche dei collegamenti in diretta da Nanto con il nostro inviato Filippo Foisa e non mancheranno sicuramente i vostri sms. Ora vi lascio alle previsioni del tempo, come di consueto vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci! Le previsioni per domani. Tempo in prevalenza soleggiato, ma con qualche fase di maggior nuvolosità che potrà via via diventare un po' più insistente sulle Dolomiti settentrionali. Precipitazioni generalmente assenti, salvo una probabilità bassa di nevischi in quota sulle Dolomiti settentrionali verso fine giornata. Temperature in calo anche sensibile, tranne le massime in pianura e in qualche valle che saranno stazionarie o un leggero aumento.